togliere le energie rimaste per essere abbastanza lucido per fare questa premiazione, che è una tradizione e una consuetudine per la Torino Comics. Alle 18 di sabato tutti gli anni facciamo questa premiazione, che da un paio d'anni, cioè questo, siamo al secondo anno, che ha avuto un piccolo cambiamento. Il premio Pietro Miccia, che ovviamente prende il nome dal testimone di Torino Comics, Pietro Miccia, che fa in tutto rispetto verso al testimone, cioè un testimone, all'eroe della sedia di Torino del 1700, per prendere un simbolo di Torino un po' nuovo, particolare, non è più tanto nuovo perché ormai ha 20 anni, quindi anche lui ha la sua età ed è abbastanza ormai riconoscibile. Da 17 il concorso che ne facciamo per giovani autori, per autori, per persone che vogliono sviluppare con la creatività le proprie idee, e abbiamo cercato di crescere, diciamo, l'interesse su questo tema, sempre perché per noi sviluppare la creatività è ovviamente il nostro mestiere, e farlo fare anche agli altri e alle persone che si vogliono anche avvicinare. Quindi il concorso ha ospitato nelle sue classifiche, diciamo, tantissimi esordienti o semplici appassionati che si sono cimentati. Negli ultimi due anni abbiamo provato questa formula un po' più difficile, quello di cimentarsi non nei mesi successivi preparando delle tavole su un tema, ma venendo in fiera senza sapere a quale tema si va incontro, e affrontare praticamente l'istinto un tema nuovo che gli viene dato, e in poche ore realizzare una tavola o un'immagine, un po' una specie di improvvisazione teatrale fatta con un pennello. In questa cosa da due anni siamo aiutati dalla Colart, che abbiamo con Eluna Perenti, che è qui alle prime file, ci aiuta e ci sostiene con i materiali e gli strumenti che servono e che tanto piacciono a noi disegnatori per realizzare queste opere. In più abbiamo arricchito il premio, che fino a due anni fa era la statuetta classica da ricordo, diciamo, di valore relativo, se non per il momento, per l'evento storico, diciamo così, con dei prodotti da disegnare, da colorare, insomma, di un certo pregio, di un certo livello, e questo così per dare anche uno stimolo a proseguire quello che si è provato a sperimentare durante questa diciamo avventura di poche ore, diciamo, che in effetti mette alla prova il carattere di chi disegna, perché comunque il disegnatore tendenzialmente è una persona che un po', diciamo, schio, che gli piace disegnare nel proprio cantuccio senza tanti riflettori, cioè, invece diciamo, costringiamo un po' le persone a abituarsi a disegnare in mezzo a un padiglione di una fiera con migliaia di persone che passano di fianco e senza tanta possibilità di avere vicino le proprie cose, diciamo. Però abbiamo visto che comunque, nonostante tutto, i risultati ci sono, sicuramente ogni anno che passa cerchiamo di migliorarci, e vedremo il prossimo anno qualche altra idea per incentivare questo. Darei la parola a Davide Gariglio, consigliere regionale, che quest'anno sostituisce un'assenza forte, quindi ha un grande privilegio e peso. Il nostro caro Giampiero Leo è a Roma, non poteva essere, è dispiaciutissimo, è passato già in fiera venerdì per farsi un giro, perché non si è mai perso Torino Comics in 20 anni, e quindi ha detto: beh, ok, cerchiamo di delegare qualcun altro che possa dire una parola, perché comunque la Regione Piemonte è per noi ovviamente ha un'importanza notevole, perché ci ha sostenuti tramite il lavoro di persone come Giampiero Leo, in questo caso con Davide Gariglio, che era presente, di dare due parole su questo. Poi tra l'altro ho scoperto che tu sei sempre presente qui con noi, e quindi insomma hai pieno diritto di cominciare a abituarti, perché poi il prossimo anno ti toccherà di nuovo. Ti passo la parola. Grazie, buonasera a tutti. Guardate, sono un po' emozionato perché vado a coprire un voto importante. Giampiero Leo, tanti di voi lo conosceranno, è il politico che più penso in Italia si sia occupato di fumetti, un collega consigliere regionale, persona estremamente seria e morigerata, e a volte il consigliere regionale, quando ci sono dei momenti di scontro, tensioni, quando uno interviene, si alza a intervenire, a un certo punto nel suo intervento mette
Capitan America, Zagor, e inizia a citare eroi dei fumetti e trae la morale dei fumetti per intervenire sulla questione di cui stiamo discutendo, per dire che attraverso Giampiero i fumetti entrano anche nella vita politica e aiutano a volte a stemperare le tensioni. Guardate, io ringrazio gli amici da Pavesio, tutti gli altri che hanno lavorato per realizzare Torino Comics e portarla alla sua 20ª edizione. Credo che noi come Regione Piemonte negli anni abbiamo dato sempre un piccolo contributo, ma il merito di questa iniziativa è tutta loro. Con passione, con dedizione, con spirito innovativo hanno voluto creare questa manifestazione. Penso che si debba andare avanti, facendo sì che Torino possa diventare sempre di più una capitale del fumetto. Ci sono altre realtà importanti, ma noi possiamo anche pensare a soppiantarlo. Ogni tanto la gente, le altre città ci portano via un pezzo e non la vieta che noi possiamo portare via un pezzo ad altre città, e da un lato, e dall'altro, girando per il padiglione si vede quanta gente c'è appassionata di fumetti, quanto business, quante attività, quante intelligenze ruotino attorno a questo mondo. Allora l'augurio che io voglio fare a coloro che hanno partecipato al concorso che si va a premiare è quella di realizzare la propria passione. Dietro a tutto questo mondo c'è tanta gente che ci lavora professionalmente, che può trovare un proprio appagamento. Io credo che la cosa più bella è augurare a una persona di riuscire a trovare un lavoro, a fare un lavoro che gli piaccia, che soddisfi alle proprie ambizioni interiori. Ecco, siccome ho chiaro che qui di fronte ho parecchie persone appassionate e brave, il mio augurio è di tenere duro, di avere passione e determinazione, perché nessun traguardo è impossibile. Chi ci crede, che voglia di fare, riesce a raggiungere i propri obiettivi. Chissà che tra qualche anno qualcuno di queste persone possa calcare la scena internazionale con fumetti letti e venduti in tutto il mondo. In bocca al lupo a tutti. Grazie Davide. Allora, direi visto, però aggiungo solo una cosa prima di passare alla premiazione, che ho voluto, diciamo, integrare questa premiazione a una cosa sono importante, interessante, anche perché parla sempre di fumettisti, di autori. Alla mia destra c'è Dino Loi, che è l'editore Il Pennino, che in questa occasione, subito dopo la premiazione, presenterà, e penso che possiamo ben vedere collegata la cosa, una pubblicazione che si chiama Fumettisti in Piemonte, che è fresco di stampa e che raccoglie con la possibilità di correzione, dice sempre Dino, che è preoccupatissimo di dimenticare qualcuno, ma anche se è estremamente attento a questo, raccoglie il dizionario di tutti i disegnatori e dei sceneggiatori del Piemonte. È importante questo lavoro, è importante per far conoscere, è importante per dimostrare quanto la nostra regione riesce comunque a dare al patrimonio artistico nazionale in questo campo e anche internazionale. A rappresentanza ci sono anche Pierpaolo Rovero alla mia destra e niente poco di meno che Lu Milazzo qua alla mia sinistra, che non ha bisogno di presentazioni. Sono autori della nostra regione, sono presenti nel libro, ma più che altro sono dei testimoni anche loro di queste iniziative che io personalmente trovo squisite, e Dino devo dire che ci ha abituati visto che la nostra amicizia dura da alcuni decenni e continua tenace quello non devo dirlo, perché sennò andiamo in un ambito di... Io mi sono divertito, mi sono autoproposto al buon Dino di regalargli una copertina, perché era per me un onore esserci, poi ovviamente era suo buon cuore accettare questa cosa, perché ci sono all'interno un bel po' di altri professionisti che meriterebbero sicuramente la possibilità di... Potresti fare un'edizione con varie copertine, non è un'idea buona economica, diciamo, non è economica, va bene, ok. Dopodiché, detto questo, passerei un attimo la parola, un secondo prima della premiazione, un attimo a Ivo e a Pierpaolo. Volete parlare dopo? Ciao, premiazione. Che ti devo dire? Cosa mi devi dire? Allora. Mi avete tirato in mezzo solamente perché ho la colpa di essere nato in Piemonte, che pochi sanno, ma diciamo, io passo per il genovese doc. In realtà i miei genitori durante la guerra erano sfollati a Tortona e lì hanno deciso di concepirmi.
penso di esserci rimasto un annetto, ma diciamo che poi la mia vita si è sempre svolta in quella della Liguria. E niente, io sono stupito di questo volume, di cui parleremo chiaramente dopo. Ti ringrazio di avermi portato a questo tavolo per parlare di questi giovani. Allora, a questo punto io sono sollecitato a parlare di una cosa che io ritengo importante per chi fa il mio lavoro. Avete un altro. Ti invito a non andare a trovare, perché adesso so già cosa c'è io e per quello che... Che spesso la mancanza di sapere esattamente cosa si fa, cosa si è quando si fa questo lavoro. Si sente? Mi dicono che sentono e vado avanti. Che è il problema di tutti coloro che in qualche modo nascono con una predisposizione naturale nei confronti della musica, del disegno, della scrittura, qualche cosa che oggi viene spesso chiamato arte. In realtà si tratta di una predisposizione alla creatività. E fare essere creativi spesso, specialmente per una collettività come quella italiana, che ha un'attenzione particolare nei confronti della cultura, spesso non si dà grande importanza a chi crea dei prodotti, pure coloro che in qualche modo si esprimono. Io personalmente ci ho messo almeno 35 anni per capire cosa fosse. Quando ho capito, mi sono reso conto che esisteva un buco legislativo che tutelasse gli autori, in particolar modo della nostra categoria e del mondo dell'animazione, ma in generale. E dopodiché mi sono reso conto che il nostro mondo è talmente ricco e specializzato, cioè a mille sfaccettature, è anche difficile ricordare adesso. Cioè c'è il mondo dell'illustrazione, c'è il mondo del fumetto, l'animazione, la pubblicità, il design, la pittura, il cinema, mi fermo qui. Ok? Tutti questi mondi che in qualche modo, tutte queste persone che in qualche modo esprimono qualche cosa di personale, fanno parte di questa categoria di autori. Mentre in Francia, negli altri paesi, in qualche modo sono molto attenti a capire esattamente cosa vuol dire creare dei prodotti. Faccio un esempio: durante il periodo appena passato, speriamo che sia passato, della crisi, mi sembra in Olanda o in Svezia, c'è stato un governo che è andato dall'associazione locale degli autori per chiedere cosa avrebbero potuto fare loro per alcune attività. Nel senso che in un periodo di crisi non sapevano come poter interagire in maniera concreta con le persone che in qualche modo loro ritengono essere i cittadini che l'hanno demandati a svolgere un lavoro. Mi stupisco che in Italia possa capire una cosa del genere, proprio per la difficoltà nostra interna a livello politico, ma soprattutto di coscienza autonoma. Quindi l'invito che io faccio a tutti coloro che in qualche modo si approcciano a questo mondo creativo, di concorsi ce ne sono tanti in Italia, ma è importante capire una volta che si è stati scelti e addirittura si vince un concorso, capire esattamente che cosa bisogna fare il giorno successivo, se questa predisposizione diventa una scelta di vita, nel senso che diventa un lavoro vero con cui si deve guadagnare la pagnotta, o si deve scegliere di fare un lavoro normale, di quelli da impiegato, da tirare sulla sala cinese. Quindi è fondamentale questo, perché chi ha un dono di natura forte è un delitto che non perda per strada. Io penso che in generale che tutti noi, ogni essere umano, è nato con una predisposizione a un ruolo personale a livello collettivo. Chi ha un dono creativo, secondo il mio punto di vista, deve essere valutato e deve valutare se stesso prima di tutto. Quindi
invito tutti coloro che in qualche modo oggi verranno nominati certi in questa posizione a capire se hanno questa capacità forte per farlo diventare un lavoro o se invece devono fare dell'altro. Ma questa risposta non la può dare nessuno, la possono trovare solamente dentro se stessi. Ok? Grazie. Allora, passiamo alla prima domanda, chiederei a Elena Preti di venire sul palco per la consegna diretta dei premi. In semplicità partiamo da, abbiamo tre premi per tre partecipanti. Allora, prendo il foglietto come fanno la televisione, per non sbagliare. Piano. Scarpochettissimo. Allora, il terzo classificato è Enrico Matteo. Di darvi il tema è indicato, è stato una piccola ricorrenza, i 40 anni di Leopoldo, questo è stato dato stamattina come indicazione, una cosa sempre semplice, ma l'idea è sempre di cercare in modo di trovare nei ragazzi un'idea interessante di come vedono un eroe dei fumetti così importante e conosciuto. Eppure come tutti i concorsi seri, il disegno viene restituito ovviamente all'autore, è giusto dirlo perché l'originale è profitto dell'autore. Così dice la legge sul diritto d'autore. Okay. Persino gli architetti, ma funziona bene adesso questo microfono. Mi scusa. Gli architetti fanno parte del diritto d'autore, nel senso che hanno metodiche diverse lavorative, ma in realtà le loro opere sono tutelate dal diritto d'autore, quindi che si informino, ecco, se non lo sanno. Libri con ore si può Allora, il primo classificato invece è Fabio Mori. Facciamo un altro applauso a tutti. Dopo la presentazione poi gli altri partecipanti, che io ringrazio personalmente, verranno a ritirare i loro disegni in modo che possiamo restituire l'opera. E comunque non facciamo, diciamo, ulteriori classifiche, siamo molto soddisfatti comunque di quello che è stato presentato e dell'entusiasmo che è stato dimostrato nell'affrontare questo tema, che non era
fantastico, eccezionale, difficilissimo, ma penso abbastanza comunque, emotivamente pregnante, perché Volberto è un personaggio molto comodo e affrontarlo non è semplice. Grazie a tutti. Facciamo, passare la parola solo a Pierpaolo, che devo fare due parole su questo volume che, ripeto, spero che possa diventare sempre più spesso, purtroppo per i costi di Dino come editore, però sempre più abbondante come autore di Montes. Facciamo un altro applauso a tutti. Dopo la presentazione, poi gli altri partecipanti, che io ringrazio personalmente, verranno ritirati il loro disegno, ma noi possiamo restituire l'opera. E comunque non facciamo, diciamo, tutte le classifiche, siamo molto soddisfatti comunque di quello che è stato presentato e dell'entusiasmo che è stato dimostrato nell'affrontare questo tema, che non era fantastico, eccezionale, difficilissimo, ma penso abbastanza comunque emotivamente pregnante, no? Perché Volberto è un personaggio molto comodo e affrontarlo non è semplice. Grazie a tutti. Per